Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo a Gallipoli, ma o meglio siamo a Baia Verde, che si trova più o meno 4-5 km da Gallipoli. A Baia Verde ci sono le spiagge bianche, i lidi, l'acqua cristallina, i fondali bassi, e tutto questo rappresenta l'Usule, l'Umare e l'Uiento, il Salento. Ma oggi non siamo qui a parlare delle spiagge o del mare fantastico, perché l'avevo già fatto a giugno e adesso è settembre, quindi se non l'avete visto ve lo lascio da andare a vedere. Invece oggi parliamo di un'attività molto utile e importante per Baia Verde, perché sino da 4-5 km da Gallipoli, se io devo andare in farmacia oppure andare a fare la spesa oppure addirittura anche andare in spiaggia, se venite qua in vacanza senza un mezzo, come fate a spostarvi? Ed è qui che entra in gioco questa attività, che è il noleggio di bici, ma non solo, anche di scooter, di monopattini e addirittura di macchine. Ma facciamocelo spiegare meglio dal nostro amico Davide. Ciao Davide. Ciao Mattia. Parlaci un po' di come è fatta questa attività, di cosa si tratta. Questa attività è un'attività di noleggio che è nata circa 15 anni fa a Gallipoli, nel centro di Gallipoli. Ed è nata per il solo noleggio di biciclette, in quanto Gallipoli era passata da un turismo, diciamo, di famiglie, di un'età un po' più alta, a un turismo giovanile, di massa. Quindi molti ragazzi, finita la maturità, venivano a Gallipoli, assalivano Gallipoli, le spiagge gallipoline, il mare gallipoline e le discoteche soprattutto, in quanto sono nate diverse attività sul mare, sul lungomare. Abbiamo iniziato da giovani, con pochissime bici, con un piccolissimo locale sul lungomare di Gallipoli, per poi ampliare tutto sia a livello di bici, che con monopattini, scooter cinquantini, quindi 125 anche di grossa cilindrata, e le autovetture, sempre per quel turismo familiare che comunque è rimasto. Quali sono i periodi che vendi di più, che viene più gente? Il periodo dove c'è molta più richiesta è il periodo di luglio, perché come ti dicevo, i ragazzi, finita la maturità, vengono qua per divertirsi e naturalmente sono incentivati a prendere la bici perché costa meno ed è molto più divertente. Per fare la spesa vanno nei locali commerciali, quelli al centro rispetto qui a Gallipoli, quindi col cestino si caricano l'acqua, la pasta, i sughetti, un paio di birre anche per i maggiorenni, e così, e la sfruttano così. Cos'è che noleggi di più? Le bici, gli scooter, le macchine, i monopattini, cos'è? Allora, ora come ora i monopattini sono quelli più richiesti, perché naturalmente ora tutti vogliono i monopattini. Sì. Anche se noi lo reputiamo un po' pericoloso e quindi evitiamo di darlo a tutti, noleggiarlo a tutti. La bici è quella che è molto più richiesta nel periodo luglio. Da agosto, fine luglio, inizio agosto in poi, invece scooter, macchine sono quelle che vanno per la maggiore, in quanto comunque anche l'età del turista si alza un pochettino rispetto a luglio. Quindi le coppie da 30 anni in su preferiscono lo scooter per andare a Santa Maria di Leuca, Punta Prosciutto, Maglie del Salento. Invece i ragazzi sono quelli che rimangono molto di più in Gallipoli stesso.
come funziona il noleggio? Ti devo lasciare qualcosa? Devo firmare qualcosa? Bisogna firmare qualcosa? Allora, tu no. No, io no, tu certo. No, perché sei minorenne. Però, qualora tu volessi noleggiare una bici, lo potresti comunque fare con un maggiorenne che si prende naturalmente la responsabilità, sia tua che del mezzo stesso. Noi forniamo le catene per legarle, le forniamo comprese di luci, abbiamo queste bici nuove che sono antiforatura con gomma piena, con il sedile che non può essere rubato perché è antitaccheggio, e con un solo documento d'identità si fa la fotocopia, si fa il contratto, si controfirma, quindi la società, l'adurente, insieme a chi noleggia, controfirma il contratto, si dà la copia e poi siete liberi di andare a circolare per territorio. Sicuramente ti capiteranno delle famiglie, non solo giovani, e se hanno tipo un bambino come me che ha 11 anni, come fate? Beh, agli adulti diamo la bici classica, mentre per i bambini abbiamo quelle bici da... belle! Naturalmente quelle sono molto più facili, si abbassa anche il manubrio, e quindi con quelle piene di lucine possono tranquillamente circolare con gli adulti. Non vi manca niente? Niente. Di quello che vedi certo, c'è tutto. Certo. Ok Davide, oltre a venire qua a Baia Verde, che siamo in via Gran Via dal Mare. Bene. E per contattarvi avete un sito, una pagina web? Naturalmente sì, abbiamo la pagina Facebook Blurent Gallipoli, oppure si può andare all'indirizzo email che è www.blurentgallipoli.it, dove naturalmente si può vedere la nostra flotta, scooter, bici, auto, monopattini, e sopra ci sono i numeretti dei nostri naturalmente collaboratori, Daniele, Michele, si possono naturalmente trovare tutti i contatti, i recapiti telefonici e l'indirizzo email che è info@blurentgallipoli.it. Ok Davide, grazie per avermi ospitato, complimenti per la tua attività e per il servizio che hai dato a Baia Verde. Grazie a te, ci vediamo il prossimo anno, ti aspetto qua, sì. Tanto stai sempre qua. Sì, certo. Credo di iscrivere al canale, di lasciare un bel like, di attivare la campanella per sapere quando uscito il mio video, e visto che si è fatto tardi io vado. L'Usule, l'Umare e l'Uiento. Il Salento. Ma oggi non siamo qua per parlare di medico. Ed è qui che entra in gioco aspetta. Allora Davide, raccontaci un po' di questa attività, come na. Sicuramente ti capiteranno. Vabbè, mi faccio.